cosa ridi? Cazzo vuoi? C'è due deficienti. Non abbiamo ancora siamo detto niente. Dai, si ride. Imbecilli. Siamo due imbecilli, si ride. Siamo felici. Si ride. Siamo felici. Allora, siamo... Dove siamo? Suggerisce. A Castelvetro. Castelvetro. A Castelvetro di Modena. Modena. Weicho Burdel, se no qua si scambia. Oh, e ci ha invitato qua a pesca... Il grande Diego! Si vede? Eccolo! Vieni! Guardalo, guardalo. Già con la nostra t-shirt. Allora, ce l'abbiamo fatta. Tutto bene, ce l'abbiamo fatta. Colui, se lo vedete su Facebook, è quello che c'è, il ristorante... Ho già deglutito, dopo schifo. Gli viene già il nodo. Dove stasera andremo a mangiare? A taverna? Vignola, la taverna dei Tre Mori. Ecco, uno, due, tre. Mi raccomando. Allora, siamo a pescare in questo lago, che pesci ci sono? Ci sono delle carpe, dei gobbi, degli storioni, delle brem. I gobbi? Sono gli juventini? I gobbi li peschiamo sempre. Okay. Gobbi. Storioni, brem. Dei gatti americani, delle brem. Gatti americani parlano mai. Yes. West American. Yeah. Allora, amici di Buona Pesca, noi siamo qua. Diego, Gianfranco e Igli, oggi pesca, avete sentito come? Banda le ciance, si va a pescare, poi peschiamo. Si conosce lì sul lago. Diego, buona pesca! Buona pesca! Buona pesca. Guarda, Diego è organizzatissimo. Guarda là, c'ha tutto. Tutto. Ha più del tutto. Meno male che c'ha tutto, perché noi non ci abbiamo niente. Non va detto. Non va detta questa cosa. Non è che noi, per essere carini con gli altri, ci facciamo ospitare in tutti i sensi, capito? E quindi ha portato tutto lui. Partito. Ragazzi. Cioè, stavo finendo di legare l'amo. Io cos'hai qua? Cos'è? Niente, c'ho problemi soliti tecnici. È il mulinello di Fred Flintstone? No, ti guarda un po', che roba. Mi ha ancora tirato fuori, con quale retino lo tiri fuori? E c'è Diego, tanto c'è tutto Diego. Diego non ce l'ha il retino, ce l'ha, vada. Guarda carpoccia! Guarda, insomma, dai. Sì, comunque è partito lui. Lo slamà! La slamata! Lo slamata! Che dici, ci si fa entro mezzogiorno di domani? Ci si fa, partite. Ecco, o non fare il rosicone, o non lo fare, mi è toccato come sempre a me a sfatare. E per forza tu parti prima. Sono veloci. La bocca un po' così. Un po' sciupacchiata, un po', dai. Vai. Uno, due. E tre, sì. Due. Oh, che pesce. Che cos'è? Andiamo. Bella. Dai. Grande Gianfri! Noi aiutiamo Igli tutto il giorno, facciamo gli assistenti. Senti, dirti che ci ha già rotto i coglioni, allora, non è elegante. Allora, vorrei fare una premessa. Io ho montato già due canne, ho già preso due pesci e Gianfranco sta misurando il fondo. È simpatico come una... Bene. Allora, hanno catturato entrambi. Vediamo la cattura di Diego. Bene, complimenti. No. Non lo so. Questo qui, che roba è? Non vorrei dire. È uno storione? Ma credo che sia un pochino più pesante dei tuoi due. Ok. Se lo tiro fuori. Sì. Perché? No, dai, no. No, perché me lo devi guffare così? Guarda, Diego. Lo sta guffando? No, guarda, ce dai. La fai, ce la fai, ce la fai. Dai. Ma tranquillo. No, lascia tutto calare. È piantato in terra come un geranio. Oh, la codata, vabbè. Vediamo. Storione! Bello! Guarda, bello. Guarda mostro! Palla di faiola, dov'è? Con la per la coda si piglia. Per la coda? Sì. Come cacchio si fa a pigliarlo per la coda? Bello bianco questo. Mica piccolino, no? Ehi! Aspetta che ora mi potrebbe scivolare di mano. No. Eh? No. Oh. No, si è slamato. Che slamato. Non è male. Ho 1,30 m di pesce. Grande Gianfranco. Complimenti, grazie, complimenti. Grazie. Lì ci sono, fuori il meno possibile, perché adesso possono morire. Bene.
Vedi, ci hanno subito scicchettato. Ti avevo detto di non fare le foto. Sta zitto. Morto. Sta zitto ora. Se si gira a pancia in su siamo rovinati. Quanto pesa questo secondo te? 10 kg buoni. È una apnea. Ci sta guardando. Ito. È andato. È andato in tutti i sensi perché qui sotto fermo, imbalsamato, sembra uscito dalla specola. Però c'è il proprietario del lago dietro, quindi facciamo finta di niente. È andato. Non eravamo eleganti, no. Perché ci ha invitato qua, ha preso tutte le esche lui, ci ha pagato il lago. Ha pagato anche l'acqua e gli si prendeva i pesci sotto il viso. Si è preso tre pesci uno dietro l'altro. Non era molto elegante. E invece, adesso guarda, mi fa piacere perché una savetta l'ha presa anche lui. Ma non ti preoccupare, lo tirerai fuori. Tranquillo. Guarda, viene fuori sicuramente. Che si sa che cos'è? Peggio di me lui. Pesca con cannina fine, filo fine, tutto ine. Guarda, sugherino, secondo me non è neanche un grammo. Bel vitello. Olà. Bel vitello! Tieni più avanti, sembra più grosso. Vai, allunga, fai il trucchino. La coda! Ecco! Ha imparato anche lui. Oh, solo fece, siete, inquadra anche lui. Eccolo! Ha tagliato la coda tutta. Per forza, guarda me la tiene. Vai. Vai, un bel rilascio. Vai. Il cencio no, eh? Yes! Yeah. Via, ha scappottato! Coppiola. Anche se tu l'ha presa. Eh no, aspetta te. Guarda là che sincronia, ragazzi. Siamo forti. Sì, guarda tutti. Vai, figlia di tutte e due, vai. No, tutte e due l'ha preso il mio cretino. Dai, troppo bello. Ora ti si fa vedere. Un abbraccio. Ciao. Eccoci. Bene. Ciao. Ma cosa hai fatto? Guarda Diego che ha combinato. No. Sì, eh? Due? Sì. Camminare? Via, una. Camminano. Se devo andasse a Vignola, sono per... Tre. Sì. Diego, impegnati! Doppietta! Oddio, no. Venite con noi. Perché questa roba è allucinante. C'è. L'ha presa di fuori però, questa sì, volta. Vabbè, però... Siamo al secondo, no, dai, Diego. Qua si pesca di pino. No. Guarda il mulinellino bellino. Hai visto? Color sciolta. Merda sciolta. Color squarehouse. Color squarehouse non male. È in mezzo al lago. La vendetta. Ma no, stai tranquillo che non ti preoccupare, no, che adesso viene. Lago. Dio la canna. Oddio la canna, era quasi in acqua. Che bellezza, Gianfranco, guarda il lavoro. Tanto via una. Via. Quella di Diego va via bella tra l'altro. Ora, voglio dire, ma che bello. Ora di Diego era un parolone. Mi sa che l'hai bucata da fuori, sì. No, si è girata. Sì, no, è fuori. Non si è girato. Non è vero nulla. Sì. Bravo Gianfri. È bello. Non mi arriva più il sangue al braccio. Basta. Arrivo, dammi. Ecco. Senti, ma era la canna di Garibaldi? No, del bisnonno le slabbra. Le tutte slabbra. Di Sanpei. Occhio qui. Uè. No. Diego. Diego, buona pesca. Siamo arrivati, eh? Bello. Campanellino da anguilla. Bella bianca. Bravo Gianfri. Dopo due ore. Ci siamo riusciti, dai. Siamo fatta. Bel pesce. Si sente da qua che miagola. Senti il miagolio di gatto. Eccolo.
Ecco il gatto. E già ci abbiamo preso scorioni, gatti e cacchi. Manca, magari. Guarda il bel gattone. Americano, come si chiama? Gattino. Bravo, guarda che baffi. Bada che baffi e c'hai il gatto, vai. Non abbiamo fatto la chiusa al lago del, come si chiamava il lago? Lago Zoo, dove abbiamo preso un botto di pesci. Lo storione vuole dirgli, è lo mio storione. Lui è stato due ore senza vedere un pesce. Però poi si è sciolto. Ne ha preso una botta. Ci ha preso tantissimi pesci. Siamo alla taverna dei Tre Mori, a Vignola, provincia di Modena. Lui è insieme a sua moglie, è una bellezza, cioè ci tocca vedere lui, che sicuramente le donne diranno è bel ragazzo. Però anche lei è molto bella, se passa bene, e noi vi ringraziamo. Finiamo così, ma te non eri a dieta, Gianfranco? Ma lui stasera non mangia niente. Stasera dai, ho preso 4 kg, fammene recuperare uno. No, ma lo mangio lui stasera. Teresa, lo facciamo mangiare, sì. Poi dopo torna a dieta. Un grazie a Diego, grazie alla Fede che è dall'altra parte, alla taverna dei Tre Mori, eccoli qua i Tre Mori, a Vignola, e a tutti voi che ci avete sopportato anche a sto giro. Ah, l'avete vista la canna rotta di qui? Cialtrone. Rotto. Buona pesca. Buona pesca.